benvenuti a un nuovo appuntamento con il rotocalco ADN Kronos. Schiacciati dalla crisi economica, ma anche da figli e nipoti sempre più assenti, gli anziani italiani sacrificano la propria casa e lievitano le offerte di immobili messi in vendita con la formula della nuda proprietà. Ho una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. La casa, il bene e il rifugio per eccellenza degli italiani, 7 famiglie su 10 sono proprietarie, è stata sempre l'acquisto della vita, frutto di sacrifici e risparmi, il focolare dove crescere i figli e dove invecchiare, e il bene da lasciare in eredità. Ma le cose stanno cambiando. Ho deciso perché la situazione economica è nata tutta da lì, perché io essendo sola ho 2 figli che stanno per conto loro, che hanno le loro famiglie, la loro vita eccetera, e non voglio assolutamente dipendere da loro né avere aiuti da loro. Certo, prenderò molto meno, però mi consentirà questo gruzzolo, diciamo, di tirare avanti senza chiedere niente a nessuno. Giovanna ha 80 anni ed è una degli anziani italiani sempre più numerosi che ha deciso di vendere la sua casa con la formula della nuda proprietà. Vendo l'appartamento a un prezzo più basso del valore reale, tu diventi proprietario, ma io posso abitarlo fino all'ultimo giorno della mia vita. Non è che sappiamo la vita che cosa ci riserva, potrei morire domani, come potrei campare altri 10 anni e poi eventualmente avere bisogno di aiuti. L'aiuto di questi tempi costa, una badante, una persona, insomma. E quindi penso che sia la soluzione migliore. I dati del mercato immobiliare parlano chiaro. Si stima che l'offerta di nuda proprietà sia lievitata in percentuali che vanno dal 12 al 22% negli ultimi 3 anni. Un fenomeno molto diffuso, soprattutto nelle grandi città. Il fenomeno delle nude proprietà è in aumento sul mercato immobiliare, un po' come tutta l'offerta. I prezzi a cui si possono acquistare le nude proprietà si aggirano circa tra un 10 e un 20% in meno. Naturalmente dipendono anche dall'età dell'usufruttuario. Coloro che acquistano nude proprietà non è l'investitore tipico, è una persona che vuole impegnare della liquidità che ha, che molto spesso non vive magari in Italia, quindi non ha bisogno della casa in questo momento, oppure anche persone che hanno figli piccoli e vogliono già comprare un bene per i figli. Diverse le cause di una decisione, sempre e comunque difficile per un anziano, prime fra tutti la crisi economica, ma anche la disgregazione della famiglia. Gli anziani restano soli, figli e nipoti non se ne occupano e loro sono costretti a vendere l'unico bene che hanno, la casa, per pagare qualcuno che si occupi di loro e trascorrere gli ultimi anni della vita dignitosamente. Credo che il fenomeno vada indagato con cura, sicuramente potrebbe essere indicatore di povertà, potrebbe essere, e sicuramente lo è, indicatore anche del fatto che le famiglie stanno cambiando fisionomia. Per gli anziani bisogna assolutamente fare delle politiche per la non autosufficienza. In questo senso stiamo cercando da un lato di migliorare l'incontro fra domanda e offerta per quel fenomeno che chiamiamo badantato. Dall'altro stiamo iniziando un percorso con la salute per poter dare un sostegno di tipo sociale e sanitario agli anziani che si incontrano appunto con un problema, come dicevo, di non autosufficienza, che è quasi sempre un problema sociale, cioè difficoltà o incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, lavarsi, vestirsi, mangiare. Questo per esempio, io dovrei, come faccio? Solo l'idea di non poterlo portare, tipo di doverlo lasciare, sarebbe impossibile. Questi sono i miei figli da quando sono nati fino a 18 anni. Rilanciare il Made in Italy nel motociclismo partendo dal vivaio. È la mission del progetto nato dal sodalizio fra Sky e VR46 di Valentino Rossi. Lo Sky Racing Team, la squadra che correrà dalla prossima stagione nel mondiale delle Moto3, che ha scelto come quartier generale la casa del dottore a Tavuglia. Un mondo dei motori che in questi giorni piange la morte di Doriano Romboni, deceduto in pista durante il Simoncelli Day. Un team tutto made in Italy per scovare Valentino Rossi del futuro. Il dottore sceglie la sua Tavuglia per lanciare il nuovo progetto nato dalla collaborazione con l'emittente satellitare Sky.
La stagione si è da poco conclusa e è stata una delle più cupe per il motociclismo italiano. Il 2014 vedrà Rossi impegnato non solo in pista ma anche nell'insolita veste di supervisore, come ama definirsi lui, per far crescere i baby campioni. Tutto è nato perché assieme qui alla pista, dove ci alleniamo in palestra, abbiamo cercato di dare una mano a un po' di ragazzini che corrono, che sono nostri amici, che abitano qui vicino. E poi è venuta l'idea del team di Sky. Io sono molto contento, abbiamo un sacco di gente brava, ma soprattutto molto contenta di far parte di questo progetto. Lo Sky Racing Team esordirà il prossimo anno nel mondiale delle Moto 3 con due talenti in erba come il 17enne Romano Fenati e il 16enne Francesco Pecco Bagnaia. I due piloti che fanno parte dell'Academy di Rossi saranno guidati da un team manager d'esperienza come Vittoriano Guareschi, pronto a ripartire dal basso dopo 13 anni in MotoGP con la Ducati. La fabbrica dei campioni avrà il suo quartier generale a Tavuglia, la casa di Rossi e dei suoi ambiziosi progetti legati alle due ruote. La sua azienda VR46 conta 18 dipendenti, esporta merchandising in ogni parte del mondo e ha fra i suoi clienti anche il nuovo campione del mondo della MotoGP Marc Márquez. Ma è a distanza di pochi chilometri dalla VR46 che Rossi ha installato il cuore della sua attività. Il Motor Ranch è un vero e proprio Luna Park per i giovani centauri, con una splendida pista di 2,5 km di roccia calcarea. Un ovale su cui Rossi e i suoi giovani allievi regalano numeri da far paura, sfidando anche il freddo e il nevischio. Ma la nascita di un nuovo team non deve trarre in inganno sul futuro di Rossi, perché il dottore al ritiro non ci pensa proprio, come dice a chiare lettere ai giornalisti, ospitati per la prima volta nel suo ranch. Mi piacerebbe correre non solo l'anno prossimo, ma anche altri due anni dopo. E quello sarebbe il mio obiettivo e comunque quello che mi piacerebbe fare. Sicuramente dovrò essere competitivo, lottare per le posizioni che contano, ecco, quindi vedremo come va l'anno prossimo. Prima di congedarsi, Rossi ha regalato alla platea qualche altra magia in pista. Da nord a sud, in tutta Italia il panettone artigianale parla del suo territorio, ma soprattutto della passione di chi in pasticceria mette l'arte per una lavorazione che dura giorni e può avere infinite varianti. Pasticceri al lavoro per preparare il dolce per eccellenza delle festività natalizie, il panettone. Non quello che troviamo al supermercato, ma quello artigianale, prodotto ancora oggi secondo una ricetta nata a Milano 500 anni fa. Un impasto lievitato a base di acqua, farina, burro e uova, a cui si aggiungono frutta candita e uvetta. Una lavorazione che dura per giorni e che può avere infinite varianti, glassato, farcito, aromatizzato. Ce n'è per tutti i gusti e ognuno ha il suo segreto. Ma in tutta Italia il panettone parla soprattutto del suo territorio e della passione di chi in pasticceria mette l'arte. Il nostro cavallo di battaglia è il panettone al limoncello, che è un panettone farcito con crema al limone della costiera amalfitana marchio IGP Costa d'Amalfi. All'interno di questo panettone, come vede, ci sono tantissime bucce di limone che sono semicandite e sono a marchio IGP. Proponiamo questo panettone perché ci rispecchia, perché promuoviamo la nostra terra, è il nostro principe. Abbiamo altri tipi, come per esempio il panettone al concerto. Il concerto è un liquore tipico nato in costiera amalfitana. Poi abbiamo il crêmerie, che è un panettone alla crema di nocciole. La crema di nocciole da spalmare fatta da noi a base di nocciole di Giffoni, cioccolato gianduia e olio extravergine di oliva delle colline salernitane a marchio DOP. Se gli ingredienti naturali sono una bandiera del panettone artigianale, anche l'occhio però vuole la sua parte. Abbiamo arricchito il panettone con della frutta unica che abbiamo in Italia, quindi dei presidi slow food come il chinotto di Savona, il mandarino tardivo di Ciaculli, il cedro di diamante di Calabria, in etichetta menzionato come tali, quindi tutela reale del nostro Made in Italy, e poi l'abbiamo vestito con quello che meglio e più abbiamo di vincente in Italia, che è con un design nostro. Il design è elemento primario perché l'occhio chiaramente cattura prima, la sensazione, il gusto arriva dopo, quindi se non confezioniamo bene il prodotto abbiamo qualche chance in meno. La
tradizione, quando si parla di panettone, non tramonta mai. Mi mantengo su un prodotto estremamente classico, Pandoro, il panettone con o senza canditi. Sicuramente qualcosina con il cioccolato, ma eviterò di fare pandori farciti con creme, perché non ritengo ancora che debba fare molta molta strada, almeno in quel settore, almeno nei grandi lievitati. Però ci proviamo con tanto amore ed entusiasmo. Ed ora, come di consueto, la settimana dei fatti. La Madonna di Foligno di Raffaello arriva a Milano per un'esposizione straordinaria dal 28 novembre al 12 gennaio. Un regalo, come lo ha definito il sindaco Giuliano Pisapia, alla città da parte di Eni, il Sesto, grazie anche alla collaborazione del Comune con i Musei Vaticani che mettono l'opera a disposizione. Ogni anno, diciamo, aumenta l'entusiasmo, aumenta l'interesse, aumenta anche la presenza dei visitatori. È un regalo di bellezza, un regalo che però ha anche di speranza, perché il quadro che sarà visibile da domani alle centinaia di migliaia di persone che lo visiteranno. L'anno scorso abbiamo avuto un record assoluto, oltre 250.000 visitature, che siamo convinti che quest'anno potrà addirittura essere superato, perché l'insieme di quello che sarà possibile vedere è un insieme di bellezza, di cultura, di speranza, di gioia, soprattutto in un momento come Natale. Il dipinto sarà visibile in Sala Alessia, Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Accanto ad essa pareti didattiche che aiuteranno a vedere dettagli che l'occhio nudo non saprebbe cogliere. È stata un'iniziativa all'insegna del coraggio, perché metterci a esporre una sola opera non era detto che funzionasse, anzi credo che siamo stati i primi al mondo a prendere un'opera, metterla in un posto e aspettarci di avere un pubblico concentrato solo su quell'opera. È un tipo di coraggio che noi Neni conosciamo bene. La Madonna di Foligno è un contrappunto di sguardi, un inno alla naturalezza, all'armonia e alla fede. Francesco d'Assisi solleva lo sguardo a un cielo amico, la Vergine osserva Giovanni e San Girolamo. L'angelo al centro è sceso sulla terra e trasporta in alto i nostri stessi occhi. Il bambino ci guarda come uno di noi nel mistero del Natale. Siamo partiti con un'opera. Oggi questa nostra esposizione di un'opera a Milano, lo dice l'annuale classifica del Giornale dell'Arte, è la prima esposizione italiana e la 30ª mondiale. È un appello all'Italia e al Vaticano perché facciano pressione sulla comunità internazionale per una soluzione pacifica della crisi in Siria, quello che viene dalla deputata siriana cristiana Maria Saddeh, giunta in Italia per incontrare Papa Francesco. Al pontefice ho chiesto di fare pressione sugli stati che sostengono il terrorismo in Siria. Il Papa è il nostro ambasciatore di pace. Secondo la deputata siriana, sono l'Arabia Saudita e la Francia i principali sostenitori del terrorismo in Siria, da dove rischia di partire un effetto domino a danno dei cristiani in tutto il Medio Oriente. Partendo dalla Siria, l'obiettivo è quello di svuotare il Medio Oriente dai cristiani per trasformare gli stati laici in stati basati sulla religione. Gli estremisti puntano a califfati islamici dove non è prevista l'accettazione del diverso e giustificano l'uccisione dell'altro in nome della religione. Saddeh ha quindi espresso grande preoccupazione per la situazione nel villaggio cristiano di Maalula, oltre che per padre Paolo Dall'Oglio e per i due vescovi ortodossi rapiti. Il vero crimine contro l'umanità in Siria è a Maalula, dove 16 monache sono state rapite, dove i civili vengono massacrati, dove ieri sono stati bruciati il monastero e 60 case. A Maalula è in corso un massacro. L'Occidente non può restare a guardare. Abbiamo bisogno di aiuto. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che se volete rivedere i nostri servizi basta collegarsi al sito adnkronos.com. L'appuntamento con il rotocalco è per la settimana prossima.